Benvenuti, benvenuti al punto, riprendiamo la nostra serie di trasmissioni dopo uno stop di oltre due mesi, riprendiamo in sicurezza chiaramente, siamo nell'Aula Consigliare dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria eh, con distanziamento anche oltre a quelle che sono le misure indicate e saluto per la presenza in questa trasmissione. Cominciamo da Donatella Porsi del Partito Democratico, benvenuta, vicepresidente della prima commissione. Buongiorno. E salutiamo Stefano Pastorelli che è il capogruppo della Lega. Benvenuto. Buongiorno. Allora, eh, chiaramente l'argomento diciamo, principale, l'argomento sul quale baseremo molte domande di questi 28 minuti a nostra disposizione è ovviamente. La, la pandemia, la situazione attuale legata al eh, Covid, che non è soltanto quella sanitaria, ma è anche sociale e soprattutto, eh, più passa il tempo, diciamo economica. Allora proviamo a, fare un, eh, a tracciare una prima linea sulla situazione attuale, partiamo dal capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli. Sì, è una situazione eh, attuale che vede l'Umbria innanzitutto in leggera ripresa rispetto al, al resto delle regioni. Ecco, chi magari un mese fa, un mese e mezzo fa anche, criticava aspramente la regione Umbria, poi non so eh, neanche su, su quali basi, no? come se fosse poi la politica che sposta eh, i virus da una parte all'altra, poi oggi invece, come già successe eh, circa dieci mesi fa, le scelte quindi fatte dalla Presidente Tesei e avallate comunque dal Comitato Tecnico Scientifico hanno portato e stanno portando l'Umbria in una eh, piccola discesa e siamo tra i primi a vedere un pochino quella luce in fondo al tunnel, una situazione ovviamente particolare da tenere sempre sotto controllo, monitorata con grande serietà dove io penso poi che tra l'altro su queste scelte la politica eh, sì, ha un ruolo da una parte importante, però dall'altro, essendo ordinanza di natura sanitaria, deve comunque dare, dare spazio a chi veramente capisce, chi veramente entra nel merito della questione. Allora, Donatella Porzi, eh, la gestione di una pandemia, eh, diciamo, rimane difficile un po' a tutti perché è una situazione... Eh, più che straordinaria, no, possiamo dire. Ci sono state eh, in alcune circostanze, diciamo, delle sottolineature no? che la minoranza fa la maggioranza, la maggioranza poi ribatte alla minoranza è un po' il gioco politico. Eh, però ecco, su una frase che diceva Pastorelli: come se la politica spostasse il virus. Eh, ma al di là di questo, qual è il vostro giudizio sulla gestione? Della maggioranza? Beh, intanto parto anch'io dalla premessa che stiamo vivendo e abbiamo vissuto un anno di estrema straordinarietà, per cui non possiamo addossare le colpe a nessuno per la presenza di una pandemia non in Umbria, ma nel mondo. Quindi, tutti ci siamo trovati a gestire una fase del tutto inedita. Del tutto, che ci ha trovato del tutto impreparati, questo lo dobbiamo dire, per cui anche le questioni che sono state diciamo così messe in campo a tutti i livelli istituzionali è evidente che con il passare del tempo hanno trovato diciamo così, la conferma della loro efficacia oppure la, sono state sconfessate magari da quanto è accaduto e quindi questa clemenza che il collega Pastorelli ha usato per la politica umbra credo che andava un po' riservata anche alla politica nazionale a cui forse spettava il livello più alto e, no, e che poi è accaduta si, sarebbe, eh, si è riverberato nei livelli diciamo così, più bassi delle istituzioni. Però è evidente che la politica ha fatto le sue scelte o non ha fatto delle scelte che hanno determinato alcune situazioni. E quindi per essere molto chiara per quello che mi riguarda, che riguarda il nostro lavoro, che non è stato soltanto un lavoro veramente di puntualizzazione e di critica ma anche di seria proposta, ecco ci sono state cose che forse questa regione, che sicuramente questa regione avrebbe dovuto fare con, un maggiore, con una maggiore tempestività e celerità che non ha fatto. Eh, le cose che diciamo sempre, per cui siamo ripetitivi, ehm, organizzare una rete ospedaliera cercando magari di lasciare un ospedale covid-free che avrebbe potuto permettere eh, lo svolgimento delle normali attività durante diciamo, questo lungo anno, organizzare meglio i servizi dividendo i percorsi e eh, pensare a fare quello che hanno fatto altre regioni e cioè supportare e irrobustire il sistema sanitario attraverso le misure straordinar straordinarie messe in campo dal governo che non sono state prese in, in considerazione e che si è lasciato correre arrivassero con i provvedimenti nazionali quando altre regioni si sono mosse in autonomia sfruttando quelle deroghe che era possibile sfruttare. Ecco, questo per quanto riguarda la prima fase. Sulla seconda, che poi ci è diventata... Tra poco. Sulla seconda ci arriviamo tra poco. O... Seconda pandemia, volevo dire, eh, seconda fase della pandemia. La seconda ondata. Sì, sulla seconda ondata. Sì, sulla sì, sulla ondata. Seconda ondata. Rimaniamo, rimaniamo fermi un attimo sulla prima, eh? dando nuovamente la parola a Stefano Pastorelli su queste, diciamo, sottolineature che eh, faceva Donatella Porsi. Allora, prima fase della pandemia, individuazione delle strutture... E classificazione tra covid e non covid, non mi pare, era questo eh, quanto rimarcava eh, la consigliera Porzi. Pastorelli. Sono scelte politiche e quindi la politica fa delle scelte e si assume anche le responsabilità delle scelte. Questo sia importante. Nello scaricabarile, poi, non funziona a un certo momento. e La, la Presidente eh, ha fatto delle scelte eh, condivise con la maggioranza che eh, ci ha visto, magari per carità, tutto perfettibile, tutto migliorabile, eh, ma eh, la bontà delle scelte poi io dico che non si vede nell'immediato, ma solo il tempo dirà se le scelte hanno avuto proprio un, un rigore logico oppure sono state scelte casuali come qualcuno vuole far intendere, ovviamente non, non la consigliera Porzi che è presente qui questa mattina. Abbiamo assistito, però questo dobbiamo dire, a una disinformazione fatta dalla, dalla minoranza e fatta dal, prevalentemente dal capogruppo della consigliera Porzi che... Eh, scientemente, scientemente eh, insomma, ha prodotto delle, delle falsità eh, nella sua comunicazione anche social eh, che poi è stata riconosciuta anche da altri beh questo è quello che non deve fare la politica la politica si deve assumere la responsabilità deve fare delle scelte e poi ripeto solo il tempo dirà se la bontà delle scelte è stata effettiva allora sentivo chiaramente in disaccordo eh, Donatella Porzi quando lei parlava di queste notizie. Eh, allora prego prego. Dire che il nostro atteggiamento sin dall'inizio è stato un atteggiamento di collaborazione, l'ho ripetuto tante volte quando, quando si è approvato in quest'Aula il bilancio per la prima volta della storia, penso, mh, nella nostra regione, un'opposizione si astiene all'atto diciamo, no, politico per eccellenza di una, di una maggioranza. L'abbiamo fatto per dare veramente quell'apertura di credito, quella disponibilità alla collaborazione che è stata poi soltanto una mera formalità perché ci siamo sentiti tre volte con la Presidente, abbiamo avuto il resoconto della lettura dei titoli dei giornali e poco di più. Sul fatto che noi abbiamo fatto disinformazione, credo che questo non sia corretto, collega, io mh, mi permetto di dire che eh, nel mh, misurare poi nel nostro uscito ognuno di noi ha il suo stile, il suo modo più o meno pressante, più o meno, però stiamo rispondendo anche a delle istanze che arrivano da tanta parte della nostra comunità, da tante sollecitazioni che sono arrivate anche da dentro gli ospedali, di persone che operano in quei settori e che ci dicevano "Non ce la facciamo più", non aver assunto personale a sufficienza e essere ancora in questo ritardo, essere stati aiutati dalla Protezione Civile con un bando che è andato alla ricerca sul territorio nazionale di disponibilità. Abbiamo apprezzato la generosità di una regione come la Lombardia che ci ha offerto del, un aiuto in un momento di grande crisi, ma qui eh, parliamo di una responsabilità di programmazione. E allora è un fatto inedito, siamo tutti d'accordo, nessuno di noi sarebbe stato preparato a eh, diciamo così, rispondere con tempestività a questo tipo di emergenza, però una prima valutazione a settembre ci doveva portare a dire prepariamoci meglio. Ecco, e le nostre proposte in questa direzione sono state costanti, se noi riprendiamo gli ordini del giorno dei consigli regionali, io credo che noi potremmo leggere un elenco di situazioni che sono state sempre disattese e respinte al mittente, io dico anche con un po' di sufficienza dalla maggioranza, adottate a mesi di distanza. Io Guardi, lo dico con generosità nei confronti anche di questa maggioranza. Avremmo potuto essere un, un esempio, un modello, piccola come regione, eh, isolata perché non abbiamo grandi comunicazioni che ci permettono contaminazioni particolari, eh, con una popolazione diffusa sul territorio, molto diffusa. Eh, purtroppo siamo stati maglia nera quando avremmo dovuto essere la Sardegna di oggi già da qualche mese. Invece ci troviamo in una situazione di pandemia dove le fasi non si distinguono più, siamo in una continua fase emergenziale, non allora. abbiamo avuto boccate di ossigeno in questo, in questo senso, le nostre strutture sanitarie non hanno potuto veramente tirare una boccata d'ossigeno per dire stiamo recuperando le forze fisiche e psichiche per reggere una, una situazione che anche sul piano umano è logorante. Bene, arriviamo anche sul piano sociale, ci arriviamo tra poco. Allora, capogruppo Pastorelli, lei rappresenta il maggior partito diciamo, in questa aula consigliare, esprime chiaramente la presidenza, l'assessore alla sanità. È un momento particolarmente difficile, questo soprattutto, no? di gestione di, della seconda ondata, della terza. Adesso con il vaccino speriamo di uscire da questo incubo che è appunto la pandemia. Eh, si sente eh, di essere ottimista per il prossimo futuro per l'Umbria, eh, le misure prese a livello regionale ma anche a livello nazionale, poi andremo anche in questo contesto del governo Draghi. Lei pensa siano sufficienti per garantire all'Umbria una ripresa diciamo a breve? Beh, penso che innanzitutto eh, l'assessore Coletto eh, abbia, e stia lavorando bene, stia lavorando bene con una grossa responsabilità. Tra l'altro le scelte che stanno arrivando in questo momento dal governo Draghi mi sembrano eh, delle scelte e un cambio di marcia rispetto al, al, al precedente governo. Eh, come Umbria ci attendiamo ovviamente maggior eh, attenzione su alcuni profili. Eh, socio-economico, sanitario con la distribuzione eh, anco, ancora maggiore di, di più vaccini e quindi, eh, quindi mi piace il primo atto del, del, del generale del, figliolo. Del, sì, che... beh, è, una, è un, diciamo, una parvenza di serietà di persone che comunque sono abituate ad essere operative e con, con estrema serietà. La macchina eh, diciamo, sanitaria messa in campo anche per le vaccinazioni in Umbria è una macchina che può correre molto molto più veloce, il problema è, è solamente l'approvvigionamento dei vaccini, fermo restando poi che con questo. L'otto del vaccino AstraZeneca che è stato ritirato in via precauzionale ha generato in molte persone, e lo abbiamo visto in questi ultimi due giorni, eh, tanta paura e molti si sono anche non presentati a fare il vaccino, quindi dobbiamo dire anche questo, combattiamo. Questo è un problema, lei lo considera, lo, eh, eh, lo considera un problema, questo che va dal sanitario anche al sociale e poi crea sicuramente questa... Diciamo questa paura genera uh, paura no? certo, e quindi blocca una, una che... situazione certo. eh, in itinere in maniera pericolosa. Come intervenire? Come può intervenire qui la politica? Faccio poi la stessa domanda a Donatella Porzi. La politica deve informare, deve informare, e ripeto, non si deve sostituire a chi certo. sta sotto il profilo. Eh, socio sanitario che magari può informare molto meglio rispetto al politico, ma la politica deve assumersi le responsabilità e tranquillizzare, non creare eh, in qualche modo disorientamento. Entrambi non avete l'età per fare il vaccino immediato, no? per cui eh, però lo fareste il vaccino AstraZeneca tra un'ora? Io sì. Quindi rispondo: entrambi di sì, però è diciamo il problema che ha creato questa situazione. Eh, non è di poco conto, no? Donatella Porzi. Sì, io su questo concordo con il collega Pastorelli. Alla politica aspetta informare. Sappiamo che sul tema vaccinazioni da, da sempre è in atto un dibattito piuttosto aspro. Ricordo in questa aula quando qualche suo collega me la riempiva di Novax proprio perché c'era una In tempi non sospetti ancora non sapevamo cosa potesse essere una pandemia proprio per difendere le ragioni di chi non, per carità, rispetto tutte le opinioni. In questo momento credo che noi ci dobbiamo affidare, come dice lei, alla scienza, dobbiamo attraverso i nostri canali e le nostre strutture fare un'informazione veramente massiccia, capillare, perché si comprenda il valore di questa che è l'unica manovra economica che possiamo mettere in campo, un piano di vaccinazione che funzioni. Non sono d'accordo con il collega Pastorelli quando dice che eh, vaccineremo se avremo i vaccini. Di fatto siamo tra le regioni dati alla mano, che ha tenuto fin troppe riserve di vaccino e la distribuzione dal governo alle regioni avveniva sulla base dei vaccini realmente consumati. Quindi, qui io ritengo ci sia un problema di organizzazione. Sono convinta che c'è un'accelerazione che eh, attraverso appunto anche questo cambio, questo avvicendamento che non trovo, ehm, sta nelle cose di un cambio di governo ci possa essere, ma una cosa mi ha ieri colpito dalle parole di Figliolo, quando ha detto noi non ci possiamo permettere di, di perdere vaccini, dosi di vaccini perché le persone non si presentano. I dati dell'Umbria oggi sono straordinariamente impietosi. Abbiamo chiesto come minoranza di, questa, di questo Consiglio regionale di fare una lista di sostituzioni, di persone che... Magari in presenza di gente che sta eh, riflettendo, che si lascia prendere dal panico, Se possa, visto, essere, possa vaccinata. essere vaccinata. Ieri Figliuolo mi sembra che abbia detto vacciniamo chi passa per strada è disponibile, non si possono buttare fiale di vaccini, non ce lo possiamo permettere. Questo è sicur sicuramente un passaggio importante sul quale credo sia d'accordo anche lei, no Pastorelli, su questo S di, di no, utilizzare assolutamente. fino all'ultima. Diciamo, Passerei con una diciamo così, eh, prevalenza rispetto a quanto si sta facendo a tutti i livelli e qui eh, do la mia sollecitazione passiamo per i medici di base. Sanno quali sono le priorità, sanno quali sono le criticità su cui intervenire con maggior tempestività no? e possono essere veramente quella rete sul territorio di cui avvalersi per portare avanti questo percorso. Chiarissimo il concetto, concorda, perché poi faccio un'altra domanda perché entriamo nella parte economica. Purtroppo 28 minuti sono pochi, non so quanto riusciremo a dire, però concorda su questa linea. No, concordo con, con alcune precisazioni se sì. posso. Eh, le riserve di vaccini. L'Umbria ha fatto una scelta, secondo me, di responsabilità, ovvero garantire a chi ha fatto la prima dose di avere magari in qualche modo la seconda dose che sta lì garantita perché altrimenti con una copertura della prima dose intorno al 60% in qualche modo avremmo, non dico buttato via i, o sperperato eh, soldi, ma in qualche modo non avremmo raggiunto la, la copertura quindi è, questa è stata la scelta, non c'è stata una scelta di tenerli lì perché non sappiamo cosa farci è, è una scelta di responsabilità a mio avviso parte dei medici di base, così passiamo all'altra domanda Assolutamente d'accordo e so che l'assessore ci sta lavorando allora, eh, un problema sicuramente eh, sanitario è quello che stiamo vivendo oggi, con la speranza di uscirne quanto prima attraverso il vaccino, perché è l'unico modo per uscire dalla pandemia. E se venissero, anche, eh, venissero rispettate le previsioni del governo in questo momento, a settembre dovremmo avere quella che si dice l'immunità di gregge, no? perché saremmo arrivati a una percentuale altissima di vaccinazione. Poi c'è la parte economica. La parte economica che è fondamentale per la ripartenza perché in questo momento diciamo, eh, sono bloccati licenziamenti, ci sono situazioni insomma, di interventi, c'è cioè un welfare sicuramente molto marcato. Poi che succede? Eh, Pastorelli, lei viene da una città che è un po' il fulcro del turismo anche a livello regionale, perché se si ferma Assisi si ferma a l'Umbria, questo l'abbiamo visto nel 1997 col terremoto, quando si fermò a Sisi, si fermò Lumbria, adesso chiaramente è un po' fermo ovunque. Come ripartire? Da cosa ripartire per dare una spinta attraverso il turismo ma attraverso anche tutte le altre eccellenze, e non sono poche di questa regione, per l'economia. No, innanzitutto la ringrazio che lei riconosce che se si ferma Assisi si ferma l'Umbria. È... Eh, lo so, però lo non, è così, qualcuno... è cioè, ecco. non è così, qualcuno... Sì, magari la collega Porzi <ride> lei è d'accordo, però qualcuno mi ha detto anche, ah, parlate sempre di Assisi. No, no, eh, evidentemente eh, il primo, la prima economia in Umbria è il turismo. Eh, e io sto vedendo e riporto in qualche modo la testimonianza della mia città natale che è Assisi dove è una città deserta, anche rispetto a Perugia è una città deserta, mentre a Perugia vedo che un po' di, eh, di vita c'è a Sisi, eh, eh, diciamo assume un, delle sembianze spettrali in questi giorni. Eh, e quindi eh, le tante attività eh, legate al turismo eh, eh, vanno in qualche modo supportate in questo momento, ma purtroppo temo che il peggio deve ancora venire, nel senso che eh, questo prolungamento di, di chiusure eh, sta portando eh, a due eh, scenari. Uno è eh, eh, lo scenario eh, a livello psicologico, dove le tante persone si sentono oramai indifese, non sanno più cosa fare, non credono più a niente, a nessuno e eh, non hanno più fiducia. Dall'altro... Eh, Aspe aspettiamo questa ripartenza, che deve essere fatta l'investimento più grande, a mio avviso, deve essere fatto eh, sul settore turistico. Dice come farlo? Niente, noi eh, abbiamo, eh, stiamo lavorando anche come regione Umbria delle proposte che sono legate al, al recovery plan e eh, che vanno in tutta una direzione dove magari migliorare le infrastrutture, viabilità, eh, comunicazione, altri scenari. E quindi, è un buon strumento per poter dare risorse aggiuntive a questa regione, fermo restando poi quello che possiamo fare già da domani mattina. Quindi, risorse europee eh, diciamo che sono moltissime, comprendere un settore che per Assisi, per l'Umbria, ma per l'Italia intera è determinante, no? che è quello del, del turismo. Allora, invece quali sono le sue indicazioni? Io porzi? credo che mh, non posso che concordare con l'analisi fatta rispetto al valore del turismo per la nostra regione, per eh, il valore della città di Assisi, il valore di un comparto che forse più di altri ha sofferto in Umbria, mh, proprio perché siamo stati zona rossa per più lungo tempo rispetto ad altre regioni, abbiamo avuto chiusure più prolungate diciamo, nel, nel, nell'arco di questo autunno-inverno. Credo che mh, noi come minoranza abbiamo fatto una proposta che sta un po' diciamo, andando avanti nel tempo e credo che questo sia un errore, quello di mh, fare il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, il CREL, questo strumento attraverso il quale... Tutte le forze responsabili della nostra economia nella sede istituzionale si possono e si devono confrontare per fare un ragionamento veramente di eh, valutazione e di ripresa. Abbiamo sentito dalle parole di Draghi che sarà necessario fare delle scelte di settore perché questa pandemia quando finirà non ci ritroverà come, come eravamo quando è iniziata, per cui bisognerà veramente investire sulla capacità di trasformarsi, sulla capacità di ammodernarsi e questo processo deve essere parallelo alla gestione dell'emergenza. Non possiamo aspettare che finisce l'emergenza e poi ci cominciamo a pensare. Questo, no. Tanto che, come membri della prima commissione, abbiamo chiesto al Presidente Nicchi di avere un confronto con la Giunta rispetto anche a quelli che. Sono le linee di indirizzo sul recovery plan, uno strumento che sarà veramente importante e fondamentale per poter far sì che anche quell'aspetto, diciamo, legato alla psicologia e ai problemi che stanno attanagliando le persone dal punto di vista proprio. Ehm, spirituale in questo momento possano essere in qualche maniera sì. diciamo, affrontate con serietà. Parlare di ripartenza, cominciare a riprogettare anche chi ha un'attività chiusa, anche chi ha difficoltà, sono i dati di questa settimana. L'Umbria sta calando e sta occupando gli ultimi posti per quanto riguarda l'export, che era uno dei nostri settori importanti sulla meccanica. Dei, Quindi dei, 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 ci sono ligali, tanti certo. settori che stanno soffrendo e non è facile eh, diciamo così, affrontarlo a competenza. Partimenti stagno, Non può essere neanche una lotta e una guerra tra associazioni di categoria che sui giornali si contendono Beh, fette cioè, di priorità lei, lei rispetto ad altro. Serve una regia, una, serve una regia. regia che possa... è d'accordo su questo? Oh? Mi pare che il discorso di un tavolo no, di organizzazione eh, allargata a tutte le categorie produttive eh, sia, sia fondamentale. Eh, che dice Pastorelli? Beh, la condivisione certo. e l'ascolto sono la base, ci mancherebbe altro e penso che sicuramente la Presidente lo stia e abbia già iniziato. Insomma. Allora, eh, vedete, mancano quattro minuti, eh, il tempo per due domande. Voglio parlare un attimo soltanto, so che se, se, se arrivo a Donatella Porzi sulla scuola non ci basta il tempo, quindi parto da Pastorelli. Eh, C'è diciamo, una certa. Come dire, una certa effervescenza da parte soprattutto dei genitori per la riapertura delle scuole, no? ci sono manifestazioni eccetera. Lei giustamente prima diceva che bisogna attenersi a quelle che sono le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, però a questi genitori, a, a tutti quelli che vorrebbero riaprire le scuole, cosa si sente di dire Pastorello? Beh, potrei parlare anche da genitore di, di quattro figli, ah, 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 caso, quindi, quindi, non lo sapevo però. Eh, eh, quindi, vabbè, è un'esperienza diretta. Eh, sì, è una, una certa esperienza. E, eh, ecco, le scelte, io, io ribadisco, le scelte vanno fatte e penso che eh, sono fatte dalla Presidente, eh, essendo, ribadisco ancora una volta, un'ordinanza di natura sanitaria. Certo. Ascoltando chi evidentemente ti dà delle indicazioni nel merito, poi anch'io, come la collega Porzi, penso che riceviamo messaggi e messaggi di, di tanti genitori, dove molti vogliono che riapri le scuole, molti altri vogliono che invece le tieni certo. chiuse. E quindi qualsiasi scelta tu fai, scontenti sempre una parte. L'importante è che tu sai e sei tranquillo dentro di te che stai facendo una scelta per il bene di tutti. Eh, Donatella Porzi, un, un minuto e mezzo. Un minuto e un mezzo per dire che purtroppo questo è un tema, come diceva, che mi trova particolarmente sensibile perché eh, registriamo nella nostra regione un dato drammatico. Ci sono scuole che hanno fatto 13 giorni quest'anno di presenza in aula e 13 giorni in un anno scolastico per ragazzi, sono, per ragazzi della scuola secondaria di secondo grado sono qualcosa di estremamente diciamo così, limitativo. Stiamo perdendo tantissimo. Ecco, anche qui abbiamo chiesto un consiglio straordinario per parlare di ripresa in sicurezza. Abbiamo provato a fare tante proposte, il tracciamento, i test rapidi nella scuola che io proposi a ottobre. Ne abbiamo cominciato a parlare a febbraio, abbiamo perso cinque mesi in maniera responsabile, quando avremmo potuto veramente garantire forse qualche giorno in più. Ci voglio mettere il forse per non essere troppo diciamo, così sicura di affermazioni che non trovano riscontro. Però anche qui la politica ha delle grosse responsabilità. L'anno scorso parlammo di proposte a giugno in quest'Aula no? per poter cercare come differenziare le nostre attività, come poter gestire le differenze. Ci rendiamo conto di quanto complesso sia gestire la didattica a distanza per le famiglie? Una famiglia come la, quella del collega, con quattro figli che vanno a scuola, significa avere quattro spazi, quattro ambienti, quattro computer, rete che arriva da tutte le parti. Una mappatura di queste opportunità nel nostro piccolo territorio regionale. È stata fatta, io so di no purtroppo e questo ci lascerà una società drammaticamente più diseguale, dove le Bello. differenze andranno veramente a costituire il denominatore comune sul quale dovremmo intervenire con, con grande forza nei prossimi posso, mesi. Posso fermare perché siamo, siamo quasi fuori tempo, oh, Pasorelli, priorità eh, ne abbiamo parlato, la scuola è una di quelle chiaramente. Eh, bisogna ecco, decidere eh, se dare eh, diciamo, ascolto totale al comitato tecnico scientifico e a certe linee oppure lavorare per eh, mettere in sicurezza e eh, qui però il, come dire, la linea è estremamente ampia no? per capire dov'è la sicurezza e dove non è a partire chiaramente dai trasporti, ma qui ci sarebbe da parlare Siamo di tantissime pronte. altre cose. Pastorelli, eh, qui siete, diciamo, maggioranza e opposizione. A Roma state insieme all'interno dello stesso governo, in una situazione estremamente straordinaria con Draghi. La Lega e il Partito Democratico fanno parte della stessa maggioranza, di una maggioranza estremamente ampia. Eh, ci sono cose buone che, che l'opposizione ha a livello regionale, poi faccio la stessa domanda, inversa alla consigliera Porsi. Ma assolutamente sì, ci mancherebbe altro, come diceva Sant'Agostino, tu devi trovare sempre il bene anche nel male, non che, non che sia il male l'opposizione, non volevo dire quello, ma il bene c'è ovunque, basta cercarlo. Quindi diciamo, qualche proposta dell'opposizione potrebbe essere presa in considerazione? Beh, alcune già sono state prese in considerazione, a dir la verità. Allora, porzi. Ma noi l'abbiamo dimostrato votando tanti degli atti dei colleghi della maggioranza senza nessuna difficoltà. Eh, dico, guardiamo gli ordini del giorno e come finiscono le votazioni. Noi a differenza loro non abbiamo bisogno di mettere la matita o il segnetto di, di, di presenza in un atto. Quando una proposta è buona, come è successo anche nell'ultima seduta, guardatevele con calma se avete tempo. Troverete una minoranza attenta e responsabile. Allora il fatto che nell'ultimo Consiglio sono stati approvati molti atti di indirizzo all'unanimità è segno di questa collaborazione a livello di governo centrale? Cambia, sta cambiando qualcosa oppure è soltanto? A mio avviso è segno di responsabilità. Porzi. Guardi, io torno a dire, e l'ho puntualizzato in aula anche nell'ultima seduta, la maggioranza ha bisogno ogni volta di mettere la penna nell'atto della minoranza per dire che lo può votare. Allora, Noi non eh... abbiamo di questi problemi, se un atto ci convince, come ce ne hanno convinti tanti, lo abbiamo votato senza nessuna remora. Da 1 a 10 quando, quanto le piace Ricoletta? 10. 10. 10. Pastorelli, eh, la, la politica chiaramente è in evoluzione, no? parliamo di politica nazionale chiaramente, eh, lei rappresenta sia in Umbria sia a livello nazionale il partito diciamo, a livello percentuale più, più importante, come vede il futuro del, del centrodestra e del centrosinistra? Cambierà qualcosa secondo lei oppure comunque rimarrà una no. situazione a diciamo, in evolversi? No, a mio avviso rimarrà una situazione di unità, in questo momento è stata fatta una scelta ripeto, di responsabilità, stare dentro per assumersi responsabilità e fare e tentare di incidere all'interno del governo mi sembra, ripeto, un'assunzione di responsabilità, sarebbe stato sciocco restare fuori in questo momento. Non abbiamo altro tempo, avevo altre domande come sapete bene, dovevamo parlare anche di altri argomenti, lo faremo la prossima volta, vi ringrazio per la vostra presenza al consigliera Donatella Porzi del Partito Democratico, vicepresidente della prima commissione, a Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento alla prossima settimana, arrivederci. Grazie. Grazie.